Per Taschen, Marilyn and Me di Lawrence Schiller. Questo libro in inglese racconta dell'incontro fra un giovane fotografo e una grandissima diva. Lawrence Schiller, infatti, fu incaricato giovanissimo di andare sul set di Let's Make Love dalla rivista Look per girare appunto un servizio su questo film e così incontrò per la prima volta Marilyn. Fra i due nacque subito una simpatia e qua vedete le pagine appunto con le fotografie di quel primo servizio, c'era anche Liv Montan nel film e si vede come Marilyn fosse proprio lei a decidere quali erano le fotografie che dovevano essere pubblicate o meno, perché come risulta dalle memorie di Lawrence Schiller lei era molto insicura forse come attrice, ma sicurissima come modella. Qua vedete infatti i negativi dove lei cancella le fotografie che non le piacciono. Sono gli anni d'oro di Hollywood, lei è diciamo, in competizione con tante altre grandi dive, come per esempio soprattutto Elizabeth Taylor, e quando iniziano a girare il film Something Got to Give di George Cukor, lei vuole fare una campagna pubblicitaria che sia veramente incredibile e che sbaragli, diciamo così, le avversarie. Ed è per questo che chiama ancora una volta Lawrence Schiller per girare quello che diventa una sequenza di fotografie memorabili. Sul bordo della piscina lei si fa vedere quasi, diciamo così, e comunque per l'epoca in maniera, come posso dire, eclatante, quasi senza veli. Vedete che ci sono anche queste bellissime doppie pagine. Il servizio ha successo, tant'è vero che si guadagna la copertina di Life e, come lei voleva, soprattutto all'interno non c'è nessun servizio su nessuna altra diva. Inoltre, Schiller aveva anche conservato, vedete qua che cancella i fotogrammi che non le piacciono, aveva anche conservato altre fotografie, diciamo ancora più ose, da proporre a Playboy. E lo dice a Marilyn, Marilyn subito sul momento accetta. Però in un secondo tempo si sente un po' sfruttata, si sente in crisi, ha paura di essere apprezzata soltanto per l'avvenenza del suo corpo e quindi rifiuta, qua vedete delle scene sul set perché c'era Dean Martin anche, non le vuole più fare, non le vuole più fare e allontana Lawrence Schiller dicendogli Let me alone. Fatto sta che poi, ecco questa è la copertina che vi dicevo di Life, e fatto sta che poi Lawrence Schiller viene raggiunto da una telefonata di un suo amico che gli dice: guarda che Marilyn è morta. Lui subito non ci crede, ma poi capisce che purtroppo si tratta della verità, si precipita a casa di Marilyn, ma purtroppo ovviamente non c'è più niente da fare. Questa è proprio le ultime immagini. Questo è Joe DiMaggio, che era stato suo marito. Joe DiMaggio presenzia al funerale e non vuole che ci sia nessuno della Hollywood che conta, perché sostanzialmente gli imputa la morte della diva. Sappiamo che ci sono state moltissime, questo sempre Joe DiMaggio, moltissime ipotesi di complotti vari, ma probabilmente è stato solo un cocktail di alcol e pillole per dormire. E questa è di nuovo la copertina di Life, perché Lawrence Schiller ebbe la soddisfazione di vedere questo suo ritratto splendido selezionato da Life per fare proprio la copertina dedicata a Marilyn. Quindi per Taschen, un libro bellissimo anche da leggere, oltre che da guardare, Marilyn e Me.